Andrea Liuzzi, mi può seguire in ufficio? Dovrei parlarle. In privato. Perché non hai risposto al mio SMS? Chi è quella ragazza? Lei è Serena, una mia amica. Che tipo di amica? No, non me lo dire, non mi interessa. Sai cosa passo se vengono a sapere quello che è successo tra di noi? Professoressa? Salve, buongiorno. Mi piace come cammini. Mi ricordi un cervo. Anche se è stato molto bello. È meglio se non ci vediamo più. Va bene. Ora devo andare. Allora ci vediamo domani, ok? Va bene. Ciao mamma, come sta? Sì, bene, tutto bene. Guarda, ti ho portato tutto. Ora puoi suonare. Non è quello che hai sempre desiderato? Non vedo l'ora di ascoltarti. Le tue passioni sono le mie passioni. E vengono al primo posto nella vita di mio figlio. Mamma, io non ho alcuna passione per la musica. Io studio per diventare un avvocato, proprio come papà. Il mio sogno è quello di avere un ottimo lavoro e una famiglia. Non è quello che vuoi anche tu, mamma. Ma che dici? Ma cosa stai dicendo? La musica è sempre stata la cosa più importante della tua vita. È quello che hai sempre desiderato. Suona. Mamma, a me non interessa questa roba. Il mio sogno è quello di diventare un avvocato e fare carriera, proprio come papà. Poi voglio una famiglia e dei figli, come la mia mamma ha sempre desiderato. Mamma, il mio sogno è quello di diventare un avvocato e fare carriera proprio come papà. Poi voglio una famiglia e dei figli, come la mia mamma ha sempre desiderato. Quello non è mio figlio! Mamma. Fatemi uscire! Orgogliosa come forse mai lo sarai. Allora mamma ha deciso di non scegliere e di non rinunciare. Per essere libero per la prima volta. Per essere libero per l'ultima volta. Ora tocca a te. Cosa sceglierai, mamma? Bienvenue. Buonasera. Oh, mamma mia, scusate. Il fatto è che qui vengono un sacco di stranieri. Entrate, entrate. Accomodatevi. Prego, prego. Scusatemi ancora per prima, che stavo aspettando gli inglesi che hanno prenotato per oggi. Un attimo che vedo qui. Voi siete? Parin. Parin, Giada. No, vedi? Qua sta scritta. Venite da Padova. Sì. Molto piacere, Ninetta. Allora, adesso vi accompagno alla stanza vostra, eh? Accomodatevi. Prego, prego, accomodatevi. Questa è la stanza, eh? I documenti poi me li date domani mattina, con calma. Buonanotte, signori. Grazie. Buongiorno, signorine. Avete dormito bene? Sì, grazie. No, momo l'ho tolta dal forno. Sentite che profumo. Sì, però diamoci del tuo. Va bene, bella mia. Mangiamo, che è calda calda. Signora Ninetta. Dimmi, bella. Mi scusi, che cosa si fa di solito da queste parti qui? Perché volevo un po' uscire stamattina pronto. E qui è un posto nuovo per te. E ricordati, in un posto nuovo c'è sempre qualcosa da scoprire. Un attimo, scusa. Uè, Giova, buongiorno. Buongiorno, signoria. Gentini, qualcosa per me? Come no? Vedi che nella stanza qua te l'ho messo. Sì, sì. Papà, sei qua? Vuoi la mano? Qua, e come no? È pesante, è pesante. Scusate, una cortesia sola. Ma qua, vieni. Buona.
Ho capito, va. Sì. Vieni che ti faccio conoscere una bella piccina. Nine, ma è tardi, Nine. Dai, vieni. Nine, tardi. Piacere, Pasquale. Giada. Senti, Pasquale, tu che fai lo bike tour con gli amici tuoi? Che faccio io? Lo bike tour. Il bike tour. Bike tour. È quello. E io che ho detto? Domestic, molto più di un prestito. È arrivato il momento da cogliere la ferra, picciotti G. Aspicciotti, e qui me la chiaccio a casa. Però a prima vago ad una notizia. Stasera la Taranto Supporters alla Lega Navale alle 20:30 hanno organizzato una serata meravigliosa all'insegna di sport, solidarietà e musica. Allora, s'accomenza prima di tutto che sono tutto artista tarantina, nostra, vorace. S'accomenza con un concerto degli Electric Road per continuare con la Vasconnessi, un famoso gruppo di Zicatavate, e poi finisce la serata Franchetto nostro, Franco Cosa, un signor da Spence Music, no? Quindi una serata meravigliosa che però non è fine a se stessa. E anche Piccè sanno raccogliere un picco di fondi per sostenere le spese mediche del piccolo Francesco di Molfetta che aveva bisogno. E quindi, insomma, partecipate. Magari dici una cosa, si accede solo su invito. E per questo motivo, vuoi che ha chiuso, mo? Scattareci un numero in sotto impressione, così voi potete chiamare e voi prenotate. Sciate e divertitevi. Sciamo e divertitevi. Poi fa... Come me ne vo? Non saluta, non Cristiano Calotta, non mi ha detto un nome, ma io saluto stesso. Ha spandato, mi ha visto e ha detto, signor, tu sì, ma da vivo si nota cosa. Ma non male, che da morte non è che appare tanta bella. Me ne vediamo per scre e tutti i giorni da qui all'eternità. Ciao belli, ciao. Quindi se lo usi il mio trapano, rimettilo dove l'hai trovato. Che cosa ti costa? Quando tornano, ci sediamo tutti e quattro intorno a un tavolo e parliamo con calma, da persone civili. Sì. Ci si siede e si parla. Sì. Se no io esplodo, Giulio. Te lo dico, io esplodo. Che cosa c'è? Francesca è incinta. È incinta quella stronza e il bambino non è mio. Hai capito qual è veramente il suo problema? Non la campagna, non la noia! Se l'ero già fatta passare la noia con un altro! E io che lo credevo quando diceva che andava a Milano a risolvere le ultime problematiche di lavoro, e invece andava dal suo capo a Milano! Andava dal suo capo e ci ha fatto un figlio! Ci ha fatto un figlio ad essere anche felice, quella puttana maledetta! Non doveva farlo! Non doveva farmi questo tutto, ma non questo! Questo no! Non lo farlo così! Non doveva farlo, ma è una cosa così brutta! Uccidimi, finiscimi qui, fallo per pietà, fallo ora, adesso, qui. Ma tutto a noi, tutto adesso, perché? Chi è che ci vuole così male? Che cosa abbiamo fatto? Perché anche Francesca, Cristo Santo, ti sei sposata da un anno e mezzo e adesso fai un figlio con un altro. Ma che razza di persone sono? Che razza di mondo è? Vado a Milano. Vado a Milano e l'ammazzo con le mie mani. No, Gabriele, no! No, no, tu non puoi guidare questo sacco, tu ti devi calmare. Lasciami andare, papà, lasciami andare! Non vuoi, Gabriele! Voglio che mi guardi in faccia, voglio che me lo dica guardandomi negli occhi che aspetta un figlio da un altro. Ma non adesso, non vedi in che stato sei? Non ti lascio andare! E invece sì, lasciatemi! Oh! Oddio, Giulio, che cos'è? Che cosa ti senti? Papà! Oddio, Dio, Giulio, amore, ti prego! Sul petto. Chiamo l'ambulanza. No, lascia stare. No. Hai male al braccio? Hai dolore al braccio? Io la chiamo. No, e se il cuore? No, dobbiamo andare in ospedale, chiamiamo l'ambulanza. Hai ragione la mamma, devi farti vedere. No, prendi un bicchiere di acqua e quel coso. Quello per... La passione, la cosa. Corri. Oh, Giulio. Amore. Ti prego, non me lo fare.
ti scongiuro, ti supplico, Giulio. Anna, non ho niente. Fallo così, per farlo smettere. Lo faceva sempre mia madre con mia sorella. Funzionava benissimo. L'ho fatto solo per farlo smettere. Ma sei deficiente! L'ho fatto per farlo smettere! Ma sei impazzito! L'hai fatto venire a me! Ma se come ti viene in mente di farmi uno scherzo del genere? Voleva andare a Milano! Si ammazzava sull'autostrada! Oddio, papà! L'ho trovato! Oddio! Papà, cosa c'è? Ero sicura che saremmo invecchiati insieme. Mi ci stavo già preparando. Due simpatici vecchietti, sempre più rimbambiti, sempre più malaticci. Ma insieme, capisci?